La mamma si è ammalata nel 2000. Nel 2002 gli hanno diagnosticato la malattia. La cora di Huntington è una malattia devastante. È una malattia che ti debilita completamente. Ho cominciato i movimenti involontari del corpo. Mia moglie diceva che gli si muovevano le mani e i piedi da soli. Il respiro era sempre più affannoso. Mi ha fatto per 4-5 anni letto e carrozzina. Poi ultimamente, un mese fa, è morta. Lei ha sempre cercato di combattere. E poi era una che non mollava, non voleva farsi fare cose dagli altri. La mia mamma era solare. Lavorava giù nella panetteria insieme al papà. Guai a tenerla ferma. Era un uragano, era. Io negli ultimi 2-3 anni ho visto veramente tanta sofferenza. È una malattia che ti spegne piano piano. Questa è la più bella di tutti. Che bionda? Sì. A me non piaceva tanto bionda. Guarda, mora stava meglio, guarda che... Con questa malattia in 6 mesi posso dimagrire dai 3 ai 4 kg. Sempre, anche se mangiano continuamente, ma dimagriranno sempre. Infatti mia moglie è morta che era 28 kg di peso. Io faccio l'allenatore di calcio per i bambini dell'oratorio. Sono più squadre e lui ha sempre quella dei bambini più piccoli, perché lui si trova bene con i bambini piccoli. Allora li porta a giocare, fa giocare a pallone, poi dopo la partita gli porta la merenda, gli fa lui la merenda, il filone di pane con la Nutella. Ti viene a piangere, però. Specialmente quando eravamo al funerale, ci sono stati due bambini del pallone che sono venuti tutti al funerale vestiti con la divisa da calcio. Io quando li ho visti, lì sono scappate le lacrime, anche se adesso. Ci hanno spiegato che potevamo avere ereditato la malattia della mamma. Ai 18 anni ho voluto fare il test predittivo con mio fratello che mi ha accompagnato. Anzi, mi ha fatto da spalla. Abbiamo fatto il test. Uno è andato bene, l'altro un po' meno. Il mio è risultato positivo. Non è stato bello, non è stato per niente bello, perché non c'era nessuna felicità da parte mia. Perché sapevo e so che mia sorella comunque potrà contrarre la malattia che ha portato via la mia mamma un mese fa. Se penso al futuro, non ho paura del mio futuro. Forse tante volte è insicurezza o inconsapevolezza di quello che potrebbe succedere. Non è che non ci abbattiamo mai. Io dico sempre che è un babbo che è una roccia, lui. Lui sin dal primo momento ha cercato di coinvolgerci e di tenerci su di morale e ci ha sempre dato una speranza, diciamo. Lui è il primo che ci crede e che spera con tutto se stesso che un domani si possa debellare la malattia. È l'uomo della mia vita, il mio papà. Io dico che Maddalena ha una forza tremenda, una grandissima forza. Per me è la forza che mi dà lei di andare avanti a sperare in questa cosa, in una cura a questa malattia. Io ho speranza in tutto quello che è la ricerca, in tutto quello che è la scienza. Io spero, basta. Io vivo e spero.